l'argomento di stasera, che io non sono venuto per presentarvi un libro, anche se poi mi fa piacere presentarlo, perché più che averlo scritto, io ho tradotto, ho fatto un grosso lavoro di ricerca e di traduzione, ho portato un qualcosa che ancora in Italia è un po' ambizioso da discutere. Non è facile far entrare il concetto di discriminazione ponderale, anche se qualcosa si sta muovendo, perché un po' tutti siamo stati coinvolti anche nella cronaca abbastanza recente da fatti in cui in qualche modo la forma fisica era un espediente per giustificare un'aggressione. Ricordate Vincenzo, il bambino di Napoli, che è andato un po' su tutti i telegiornali, la vicenda è stata gonfiata, sgonfiata, analizzata bene, male, però quello che tutti ci ha fatto riflettere è sicuramente su un qualcosa che abbiamo sempre osservato, tutti, chi sulla propria pelle, chi magari nel compagno di classe quando eravamo piccolini, chi nei propri figli o nei compagni dei figli, per gli insegnanti che hanno le classi. Noi abbiamo sempre osservato da tantissimi anni che la dimensione fisica è un espediente per la presa in giro quando va bene, per l'esclusione quando va un po' peggio, per la vessazione sistematica, come nel caso del bullismo purtroppo tanto diffuso. Io stasera vi vorrei parlare di diritto al benessere più che di obesità. Io mi occupo di benessere perché è importante capire che una parola ha un valore alto quando la vogliamo vedere per davvero. Non ci accontentiamo di quello che ci viene detto. Che cos'è il benessere? È un buon livello di colesterolo? Anche. Ma benessere, per quanto ci riguarda, è sicuramente anche un buon equilibrio psicofisico. Sappiamo quanto è importante stare bene con se stessi, sappiamo quanto è importante una mente, diciamo così, un approccio alla vita da un punto di vista psichico che sia positivo, a partire proprio dai conflitti interiori, a quelli delle relazioni. Allora, facciamo un passo indietro. Se noi, in nome del benessere, in qualche modo ci sentiamo di dover spronare le persone a dimagrire, ci dobbiamo prima di tutto scontrare con il fatto che è intuitivo, anche se la ricerca non ce l'avesse detto, ma ce l'ha anche detto, è intuitivo che una persona colpevolizzata non è una persona che starà bene. Quindi io non sto promuovendo benessere nel momento in cui colpevolizzo qualcuno. Nel momento in cui io autorizzo la presa in giro, non posso promuovere il benessere. Perché da sempre abbiamo notato che le persone in sovrappeso, le persone in obesità, sono vittime di presa in giro, di piccole esclusioni. I bambini su questo, oggi più di prima, purtroppo, sono implacabili. La forma fisica, l'aderenza a un modello ideale, oggi ancora più schiacciante di qualche anno fa, diventa veramente una paura molto grande e uno stigma molto forte. Lo potete osservare. Che si fa? In qualche modo la maggior parte di noi sente che questo per qualche motivo è tollerabile. In primo luogo perché nei nostri pregiudizi circa le cause dell'obesità, e vi assicuro che sono pregiudizi perché il nostro sistema di conoscenza si basa su delle illazioni, su dei pregiudizi, un po' tutto lo conosciamo, quando conosciamo una cosa approssimativamente la generalizziamo, ma è un espediente della nostra testa per conoscere più realtà possibile nel periodo in cui saremo su questa terra. Lo facciamo anche sulle persone e diamo per scontato, per esempio, che l'obesità sia una, quella famosa per cui una persona, per qualche motivo perverso, perché non sappiamo bene, non ce lo immaginiamo magari, ma non ci andiamo a chiedere perché, mangia tanto, non si vuole muovere e per cui acquista peso. Pensiamo che questa sia l'obesità, ma le obesità sono tantissime. Veramente i casi di obesità sono quasi dissimili l'uno dall'altro per quanti ne possiamo conoscere. Ci sono le obesità genetiche, ci sono le obesità endocrine, ci sono obesità psicologiche. Pensate, un 30% delle persone in obesità è stato stimato soffre di un disturbo dell'alimentazione, che non è ovviamente l'anoressia che tutti conosciamo e ha avuto, insomma, un riconoscimento da parte di tutti e di accoglienza
molto alto, mentre il binge eating disorder, che è un disturbo dell'alimentazione oggi qualificato a anoressia e bulimia, solo più recente come tipo di classificazione. Lo troviamo nel manuale diagnostico numero 5, non era presente nel 4, ma è stato accurato che si tratta di un disturbo dell'alimentazione paragonabile all'anoressia, un disturbo, qualcosa che non si sceglie. Il binge eating disorder è il 30% diciamo, degli obesi ne soffre. È un disturbo dell'alimentazione che spinge all'alimentazione compulsiva, si dice, no? Cioè non mediata dalla razionalità, dalla volontà. Ma la nostra tolleranza verso alcune malattie, come l'anoressia o altre, è molto più alta rispetto a quella che noi abbiamo nei casi di obesità patologica o nei casi di un disturbo dell'alimentazione, in questo caso. Perché siamo intolleranti nei confronti delle persone più robuste? Non perché siamo cattivi, nessuno è cattivo, nessuno vuole essere stronzo a prescindere. Perché siamo ignoranti, perché ci fidiamo di un sistema di conoscenze approssimativo. Generalizziamo la causa dell'obesità e ci basta approcciare l'obesità un po' come chiacchiera da bar, da rotocalco. Perché questo facciamo, consigliamo diete, no ma dai, ma muoviti, no ma fai. Non sappiamo niente dell'obesità di una persona finché questa persona non avrà fatto un sacco di indagini su se stessa. Il pregiudizio ci porta a credere innanzitutto questo, che la persona mangi un sacco, che la persona sia pigra, svogliata, che la persona abbia una colpa. Il concetto di colpa è fondamentale anche nella giustificazione delle nostre azioni, perché se una persona ha una colpa, io una piccola punizione gliela posso anche dare. Allora, io insegnante, e vi assicuro che io ci lavoro come insegnante, sono pedagogista, lavoro nella scuola, vedo spesso gli adulti in qualche modo tollerare il compagno vispetto che dice al compagno, al compagno in sovrappeso, che è una ciccione, una balena. In qualche modo l'adulto dice c'è una colpa in quell'essere così. Magari dei genitori, si dà la colpa ai genitori, magari. E quindi un po' lascio passare la risatina della classe, dai, va bene. Vi assicuro che in quel momento quello che succede, e succede tutti i giorni, non solamente una volta a Napoli in un autolavaggio, succede tutti i giorni in tutte le classi dove ci sono ragazzi sovrappeso, che in quel momento noi stiamo condannando quella persona. Uno, perché necessariamente la presa in giro, l'esclusione, la vessazione, la battutina abbassa l'autostima di una persona. Giorno dopo giorno ti viene ricordato che sei sbagliato. Per un qualcosa, fidatevi, che non è scelto, perché i meccanismi che regolano il peso delle persone sono molto molto complessi. Una delle cose che io racconto, che ho studiato e che ho imparato nella mia ricerca, è la genetica del peso. Soprattutto quando noi vediamo fin da piccole le persone in sovrappeso, quasi sicuramente c'è una componente genetica. Che se detta così può sembrare quella genetica diciamo simile alla cromosomopatia, sto parlando insomma di tipo la sindrome di Down, no? Si pensa ma mica tutti hanno un disturbo genetico, un cromosoma sbagliato che li fa indossare. Per esempio la sindrome di Down prevede nei vari effetti della trisomia anche un'acquisizione di peso maggiore. Molti ragazzi e molte ragazze Down acquisteranno peso facilmente rispetto ad altri. Ci sono altre sindrome come la Prader-Willi, molto famose, ma io non sto parlando di quella genetica lì. Sto parlando di che cosa ad ognuno di noi ci fa, per esempio, stabilire il livello di sazietà o l'impulso della fame. Noi pensiamo in tutto di essere gran volontà, ma realmente la nostra volontà agisce fino a un certo punto. Molto è programmato. Io mangio un piatto di pasta. Io, Francesco, mangio un piatto di pasta, sento che a mio livello di fame si è placato, mi direi abbastanza sazio. C'ho una persona accanto a me che non felice del piatto di pasta, ne mangia un altro, mangia un panino, mangia qualcos'altro. Il mio giudizio egocentrico è, guarda, eravamo già sazi e questa persona, perversa, per qualche motivo, per incoscienza, si alimenta ancora.
Sbaglio, perché io conosco il mio livello di falsità, che è determinato da un gene specifico, che non è uguale per tutti. Io non posso sapere che cosa sta sentendo quella persona in quel momento. Ci sono bambini, voi immaginate fin dall'allattamento, che si placano dopo una pompata regolare, e ci sono bambini che continuano a piangere e a piangere, perché il loro livello di falsità è spostato più in avanti. Perché la loro funzione di fame non l'hanno scelta, ma il DNA l'ha programmata in maniera tale che sia più forte. Un genitore un po' può resistere, poi penso tutti, e si allatta in quel caso. Il bambino piange, dimandirà, se prenderà peso, il pediatra dice, ma è un po' cicciottello, però negli sviluppi. Non sempre succede, perché per esempio il livello di assimilazione di una persona, il metabolismo di una persona, è anch'esso determinato geneticamente. Io posso mangiare in un tribunale e non assimilo. Filippo, amico mio che viene con me a giro, è una persona che pur mangiando poco assimila. Diverso metabolismo. Scelta? Anche qui non c'è scelta. Sono veramente delle ricerche che potevano essere l'uovo di Colombo, ma finché non sono state provate da un punto di vista genetico, non ci siamo potuti soffermare. Allora, se noi escludiamo che una persona scelga il proprio peso, e solo in seguito a sforzi grandissimi, in alcuni casi, riesca a perdere peso, perché, ripeto, non tutte le obesità sono uguali, per cui ci sono anche le obesità, quelle del pregiudizio, diciamo, le persone che per svogliataggine o per superficialità hanno mangiato un sacco, si sono mosse poco e acquistano peso. Magari quelle persone perdono peso facilmente. Un'altra ricerca molto interessante che trovate nel libro, se vorrete, ha dimostrato che una persona in obesità, fin da piccola, viene messa a una dieta molto ferrea, scende di peso, ma riacquisterà peso facilissimamente. Una persona magra, è stato fatto su dei carcerati questo esperimento, hanno firmato il poter accettare questo esperimento, sono stati fatti ingrassare di molti chili, portati a più di 100 kg, dopodiché nel loro lasciati liberi di fare quello che volevano nel loro alimentarsi normalmente, sono riscesi di peso. Come se ci fosse una determinante genetica che ci guida a essere in un determinato modo. Una determinata corporatura, in alcuni casi. Non tutte le obesità sono uguali. Molte delle obesità che fin da piccoli, i bambini, noi vediamo, spesso assomigliano ai genitori, spesso hanno anche un genitore o un nonno o un parente in obesità. Noi possiamo pensare è stile di vita, e non è vero. Anche in questo caso lo studio sui gemelli ha dimostrato che figli adottati, figli di genitori in obesità, dati in adozione a una famiglia con uno stile di vita sanissimo così, sono spesso risultati anch'essi obesi. Quindi che in qualche modo la genetica abbia più influenza dell'ambiente sul determinare il peso di una persona. Anche l'ambiente, ovviamente, ha la sua influenza. Infatti un'altra causa dell'obesità non scelta è il livello economico. A differenza di quello che noi possiamo pensare, e che qualche anno fa succedeva, sono le famiglie più povere quelle con più alto tasso di obesità. Perché i cibi più economici sono cibi ad alto contenuto calorico, carboidrati e lipidi, che costano molto più della proteina. Pensate a sfamare una famiglia a pasta asciutta o sfamarla a pesce e verdure. Giorno dopo giorno i costi sono veramente molto diversi. Allora, soprattutto in America, il fenomeno della grande obesità è anche legata alla condizione economica. Questa è un po' una carrellata su quelle che possono essere le tante cause dell'obesità. Abbiamo parlato di cause psicologiche, quindi un disturbo dell'alimentazione. Guardate, spesso le cause del binge eating disorder, quindi di questo disturbo dell'alimentazione compulsiva, sono rintracciate nella vessazione infantile. Se un bambino in leggero sovrappeso entra nel circolo della vessazione, della presa in giro, dell'abbassamento dell'autostima, dell'ansia nel fare attività fisica, poi ne parleremo, può facilmente sviluppare un disturbo d'alimentazione compulsiva, che poi non lo controlla ovviamente più, come non si controlla purtroppo l'anoressia, più tristemente famosa, perché porta al decesso. Quindi, in questo caso, abbiamo analizzato anche cause economiche, cause genetiche. Questo un po' serve, perché noi per primi dobbiamo fare una piccola rivoluzione copernicana.
cominciare a spostare il problema dell'obesità non soltanto sulla responsabilità dell'individuo di poter essere, decidere il proprio peso, che è un'illusione in molti casi, non sempre, ma in molti casi è un'illusione. Dobbiamo prendere noi coscienza come società che se la società non è accogliente verso la diversità, noi creeremo comunque dei circoli viziosi per queste persone. Un bambino in età scolare in sovrappeso, preso in giro, isolato, preso in giro tutte le volte che fa educazione fisica, che va a un allenamento, si rifiuterà, ma per fortuna si rifiuterà di fare educazione fisica. Molti bambini si fanno esonerare. Io sono in una scuola media anche e vedo tantissimi bambini sovrappeso, l'esonero. Cosa ci viene a pensare? È pigro, non si può muovere, ma quando mai? Tutti i bambini hanno gioia nel movimento, tutti i bambini hanno gioia nel gioco, almeno che appena io non faccio qualcosa non sia preso in giro, perché questo succede. Non ce ne accorgiamo, ma sono sottili, spesso la sensibilità dei bambini insomma è sviluppata, è alta. Il bambino che cerca di fare movimento, che si iscrive a uno sport che magari non è adeguato al suo peso, prendo per esempio il calcio, o fa nell'ora di educazione fisica la corsetta insieme agli altri, le risatine distruggono l'ego di quel bambino. E il suo tentativo di non fare educazione fisica è un tentativo di salvaguardare la propria autostima. In quel caso, quindi noi creiamo dei circoli viziosi e quindi lo escludiamo dal movimento, lo escludiamo dalla socialità, perché è preso in giro, i bambini. Un test tristissimo, ma purtroppo confermato in tutti gli stati in cui è stato fatto, conferma che facendo scegliere a dei bambini dai 7 ai 12 anni su delle figure, su dei disegni, un compagno ideale di giochi, il bambino obeso rispetto a un bambino in sedia a rotelle, un bambino con una menomazione, un bambino con la faccia sfigurata, un bambino molto magro, il bambino in obesità, il disegno del bambino in obesità era il meno desiderabile come amico. Questo perché i modelli oggi sono molto schiaccianti. Se noi ci immaginiamo che 20-30 anni fa appartenere, che è un bisogno di tutti, sentirsi parte di qualcosa, poteva trovare luogo anche in movimenti ideologici, quindi la religione, la politica. Se voi osservate il vuoto ideologico che si è creato oggi, quindi la caduta di tutti questi grandi, diciamo, canali all'interno dei quali ci si poteva riconoscere, rimane quasi esclusivamente un canale che è quello della estetica. Quindi oggi l'aderenza ad una moda, ad un modello, è molto più pressante per i ragazzi, perché è quasi l'unica via per appartenere, per sentirsi gruppo. E guardate che pochi purtroppo di noi appartengono a quei modelli ideali che abbiamo, ma ciò nonostante facciamo la guerra a tutti coloro che ci ricordano la diversità, perché fa paura la non appartenenza. Questo soprattutto nei bambini. Io vi parlo di bambini, ma guardate che è un discorso estendibile anche a noi se siamo un minimo critici verso quello che pensiamo e quello che viviamo. I modelli sono più aspri. Tant'è che, come raccontavo a cena, un'altra ricerca dimostra, imposta questa volta ai ragazzi della scuola secondaria, dimostra che l'ideale, il fisico ideale, quindi il normo peso chiesto ai ragazzi rispetto a delle figure, è stato quasi sempre indicato la figura che in realtà è lievemente sottopeso. Quindi il nostro ideale di corretto peso si è spostato ulteriormente verso il basso. Un terzo della popolazione europea si è spostata verso l'alto, perché è in sovrappeso e obesità, quindi non più una minoranza. Questa grossa discrepanza, ora non voglio fare troppa sociologia, ma crea un varco nel quale il consumismo si può infilare a mani piene, perché quando una persona è insoddisfatta, quando una persona non corrisponde al proprio ideale, è una persona che soffre, è una persona consumatore perfetto. Quindi io lancio là, va bene, metto una pulce nell'orecchio sul perché certi movimenti si creano, però la chiudo qui. Questo per dire che questi modelli sono molto aspri, che il sovrappeso è una realtà molto diffusa. Perché? Per molti motivi. Prima di tutto per lo stile di vita che noi abbiamo. E non è lo stile di vita personale per il singolo bambino che mangia la merendina confezionata dalla Mulino Bianco.
perché la volantina ce l'ha anche il compagno Mario accanto. È uno stile di vita dove il progresso